Tra folklore e tradizione si rinnova il culto di San Paolino. Oramai mancano veramente pochi giorni all'atteso 22 giugno, quando la città si veste a festa, la città di Nola, per onorare il suo santo Paolino, compatrono di Nola insieme a San Felice. Oggi in cattedrale è un momento bellissimo, intenso, intimo, perché è incominciata la novena di San Paolino. Questo che cosa significa? Significa che il tempo scandirà nei prossimi giorni i momenti di attesa verso il santo, verso il 22 giugno. Una chiesa gremita, ma soprattutto a far da protagonista oggi è stata la fede. Don Mimmo De Risi, parroco della cattedrale qui a Nola. Don Mimmo, ormai siamo nel vivo della festa dei Gigli, tra folklore, non dimentichiamo l'aspetto religioso, perché la festa dei Gigli è in onore di San Paolino. Oggi a Nola è partita la novena che scandisce i tempi di avvicinamento al giorno più bello, quello del 22 giugno, che da sempre è San Paolino, e a Nola è festa. Ma io credo che il giorno più bello è il giorno in cui noi imitiamo la radicalità del nostro compatrono San Paolino, il quale da ricco che era si è fatto povero per Gesù Cristo, no? San Paolino apparteneva alla nobiltà senatoria, ecco, era ricchissimo, aveva possedimenti in Aquitania, in Spagna e in Italia, anche a Cimitile, ecco, e quando egli, leggendo il Vangelo, ecco, comprende quello che doveva comprendere, che cosa fa? Vende tutto e con la moglie Terasia vengono a Nola, sulla tomba del prete Felice, morto nella seconda metà del III secolo, e lì danno vita a una singolarissima esperienza di preghiera, di lavoro e di accoglienza dei tanti pellegrini che venivano sulla tomba di Felice. E allora io credo che la cosa più bella, l'augurio più bello che si possa fare ai nolani è quello di poter, almeno i nolani credenti, è quello di poter imitare la radicalità evangelica di San Paolino. Fede, non solo folklore, ma anche tanto buon gusto. Alle nostre spalle lo stand del Il Mio Viaggio a Napoli, che non è soltanto un brand, ma è un vero e proprio marchio gastronomico, la pizza, patrimonio dell'umanità, patrimonio soprattutto del gusto di tutti i napoletani e non solo. Allora sì, noi siamo veramente molto orgogliosi di essere qui a Nola, perché noi portiamo un piatto che è patrimonio dell'UNESCO, però per una comunque festa che anch'essa è patrimonio dell'UNESCO. Infatti la festa dei Gigli da 1500 anni, forse qualcosina in più, quindi un vanto della nostra campagna, e noi cerchiamo di accontentare e di far degustare a tutti le comunque persone che vengono qui la vera pizza napoletana a ruota di carro larga, quindi quella che sazia. Quella che sazia, però io quello che vorrei dire, dal mio viaggio a Napoli potremmo ipotizzare in questo giugno nolano il mio viaggio a Nola. Sì, allora in realtà Napoli comprende, cioè Nola comprende anche un po' quello che è il mio viaggio a Napoli, assolutamente. E proprio per accontentare gli amici nolani, noi stasera abbiamo proposto la pizza ai quartieri spagnoli, proprio perché la nostra pizzeria si trova ai quartieri spagnoli di Napoli, quindi in via Lungo Gelso 102. È una pizza con pomodorino rosso, pomodorino giallo, fior di latte, pepe, basilico e olio evo, quindi leggera, fresca, però insomma che unisce quella che è la tradizione e il folklore appunto dei quartieri spagnoli, quindi a Nola. Quindi dal mio viaggio a Napoli, il mio viaggio a Nola, vogliamo dare appuntamento a tutti i nostri amici che ci seguono, Piazza Duomo, Gigli Food Festival, il mio viaggio a Napoli, spettacolo, intrattenimento, buon gusto. Un messaggio per invitare tutte le persone a venire a Nola in questo giugno? Allora, è importante che venite a Nola, perché dobbiamo sostenere le bellezze della nostra cultura, che fa parte della nostra cultura qui. Quindi venite a Nola per vedere questa bellissima festa e per provare in questo caso una buona pizza. E noi vi aspettiamo!